due persone distese che non si sa se sono morte o vive. Ho capito, c'è ancora il gas lì dentro? C'è ancora il gas, sicuro. C'è ancora il gas lì dentro o sono aperti quei luoghi? Il mio collega dice che stando giù gli viene da svenire. Era poco prima delle 8 del 20 settembre 2018 quando il sistema antincendio dell'archivio di Stato di Arezzo segnala un'anomalia. Piero Bruni e Filippo Bagni, due dipendenti, scendono le scale per raggiungere i locali dove sono conservati importanti documenti e rimangono uccisi per la massiccia presenza di gas argon. Il gas è utilizzato nei sistemi antincendio dei beni archivistici perché toglie ossigeno e non danneggia i documenti, letale per chi lo inala. Un malfunzionamento dunque del sistema antincendio, una valvola montata male sul perché sia accaduta questa tragedia, indaga la magistratura, ma a distanza di un anno è forte la denuncia del direttore dell'archivio di Stato di Arezzo. Un anno fa, quando è successo, io rivolgendomi al ministro che era venuto qui, avevo chiesto due cose, che di non lasciarci soli, e che quanto successo servisse a qualcosa. Purtroppo non è cambiato nulla, ci sentiamo soli e ancora speriamo che serva a qualcosa, perché noi siamo nella situazione di un anno fa, così come la situazione è analoga per tutti gli istituti, e spero che non succeda niente da qualche altra parte. Questo gas, che potremmo dire maledetto, va bene, a noi non c'è, abbiamo fatto tutti i corsi, mai ci è stato detto che era pericoloso per questo. I colleghi sono andati giù, qualcuno all'inizio disse chi ce l'ha fatti andare, sono andati giù perché i documenti prevedevano questo, quindi loro hanno fatto, come dissi subito il primo giorno, qualcuno di voi se c'era se lo può ricordare, loro erano morti per aver fatto il loro dovere. E noi siamo ancora lì. A Piero e Filippo è stata intitolata la sala studio alla presenza del sottosegretario ai beni culturali Lorenza Bonaccorsi e Anna Maria Buzzi, direttore generale degli archivi. Durante la cerimonia sono stati annunciati finanziamenti 100 milioni di euro per migliorare la sicurezza all'interno del sistema dei beni culturali. Di questi 100, 30 saranno soltanto per i beni archivistici. Credo sia fondamentale la formazione, appunto, e la prevenzione, è uno dei temi su cui dobbiamo lavorare tanto nel nostro paese. È una cosa che mi ha colpito, mi sono ovviamente letto e studiato il caso, dobbiamo capire bene, appunto, perché non accada più. Credo che questo sia l'impegno principale. È già stato fatto qualcosa o ancora tutto da fare? Già, abbiamo incominciato con una massiccia campagna di formazione per tutti i datori di lavoro. E stiamo investendo sulla sicurezza degli edifici, delle strutture collegate alla sicurezza, appunto, degli impianti. Il gas argon è presente in tutti gli archivi e in tutte le biblioteche perché deve togliere l'aria e quindi non si può prevenire con l'acqua, perché l'acqua danneggerebbe i documenti. Dopo questa disgrazia ormai tutti sanno che il gas argon non è in odore e in sapore, quindi non sarà questo sicuramente il motivo. A detta del nostro direttore non l'avevano saputo, quindi chi all'epoca formò e chi appunto aveva la manutenzione degli impianti in qualche modo. Credo che adesso tutto questo non accadrà mai più. Io ho la titolarità della direzione dal gennaio di quest'anno, quindi dopo che era già successo l'incidente, ma so che aveva il certificato prevenzione incendi in regola il direttore dell'archivio. Chi ha fatto quel certificato dovrà spiegarci. Questo non glielo so dire, credo che la magistratura se ne stia occupando più che. Il direttore ha detto ci hanno lasciati soli, anche se lei ha preso in carico da gennaio, siamo a settembre. Una situazione di gravi tensioni ancora con queste indagini in corso, e lo stesso Saviotti lo immagino esasperato perché non è stato lasciato solo, però quello che le posso dire è che non è solo da quando ci sono io almeno, e anche la presenza qui oggi, la presenza di un sottosegretario che ha giurato appena 4 giorni fa, altrimenti sarebbe venuto il ministro, cioè questi sono segni, non sono situazioni d'abbandono. Quindi non so cosa è stato fatto prima, so che di sicuro adesso non è solo.